Coach Alessandro Finelli, dopo la prima esperienza in terra pontina, si ritorna in campo, ma prima ancora c'è da recuperare un po' di energie, ma c'è da trovare anche la forma migliore anche in vista del campionato. Il punto sul grado di preparazione della squadra. Intanto c'è molto rammarico, molta rabbia per la partita di domenica, che dovevamo chiudere in maniera molto più netta. Eravamo sopra di 5 a un minuto dalla fine e purtroppo alcuni errori sono costati il supplementare, ma globalmente con una miglior presenza a rimbalzo, una migliore aggressività difensiva, era una gara da non portare punto a punto negli ultimi minuti. Quindi questo ha lasciato sicuramente molti spunti di miglioramento, di riflessione e anche la giusta incazzatura per vivere al meglio la prossima partita. Dal punto di vista fisico abbiamo avuto qualche contrattempo perché si è fermato Antonino Sabatino, che starà fuori dai giochi per un po' di tempo e proprio recentemente, a metà settimana, ha avuto un problema anche Randy Culpepper che andremo ad approfondire. E quindi siamo, diciamo, non al completo da questo punto di vista, ma al tempo stesso la preparazione procede. Siamo a 30 giorni dall'inizio del campionato, quindi in piena preparazione. Se pensiamo che il 15 ottobre di oggi, che negli scorsi anni era già pieno campionato, oggi equivale a un 30 di agosto o un 5 settembre degli anni passati, ecco, visto il ritardo che abbiamo nell'iniziare i giochi. Quindi siamo ancora veramente lontani dalla prima di campionato e c'è tutto il tempo per recuperare i giocatori, ma anche per mettere a punto tanti piccoli particolari di forma fisica e di natura tecnica. Affrontiamo domenica al Palamandolo, questa prima gara ufficiale tra le muramiche, la Gevi Napoli, che avversario ci aspettiamo? Beh, è una bellissima opportunità questa della partita di Supercoppa contro Napoli per mille motivi. Intanto incontriamo una delle formazioni più attrezzate insieme a noi, quindi alziamo subito l'asticella al massimo della competizione di questa Lega e ci darà sicuramente tante indicazioni. Poi è un derby, una partita molto sentita da tutti. L'unico dispiacere è che la dovremo giocare a porte chiuse perché meriterebbe ben altra cornice. E niente, sarà una partita con tante belle sfide perché giochiamo contro un roster completo, quindi significherà per i nostri esterni, per i nostri playmaker, incrociare le armi contro Meio e Monaldi, per le nostre guardie, le nostre ali, confrontarsi con Marini, con Uglietti, con Parks, per i nostri lunghi, con Sandri, con Lombardi, con Terini, con Iannuzzi, quindi tante opportunità per alzare il livello di competizione, per giocare al 100% e anche di più e magari iniziare anche a dare anche se in precampionato, un segnale importante, una soddisfazione alla nostra società e al nostro pubblico.